Se non sentite Nino mi avvisa, mi scuso con voi, ma un po' la vecchiaia influisce col tempo. In effetti, io ho provato una relazione molto lunga, spero che poi ve la troviate. E vorrei soffermarmi su alcuni punti e poi eventualmente riuscire su delle domande precise, andare più a fondo. In Italia c'è stato un buon periodo in cui i lavoratori ben organizzati erano riusciti a trasformare quello che prima era, diciamo, una mutua che non pesava molto, nel senso che era la mutualità, che è una storia che parte dai sindacati dell'inizio degli anni 900, le prime formazioni operaie, era la mutua, diciamo, delle società operaie. Col tempo si è trasformata, nel senso che poi c'è stato un primo inserimento nel periodo fascista, ma bisogna tener conto che la vera e propria riforma della pensione è avvenuta negli anni 69-75, in quanto... Sì, no, non si sente? Io sono collegato però. Pronto, cerca Franco Martino, io sono collegato. Vedi che forse, ma si sente la voce? Io mi vedo e so che ci sono tre persone che stanno guardando. Tre persone che si sono in collegamento. Sì. Ok. Allora, proviamo a ripartire. Bisacce. Mi sente? Allora, proviamo a ripartire dall'inizio. Stavo dicendo che dopo un periodo di lotte, che sono gli anni 60-70, c'è stato un periodo diciamo, di attacco ai diritti acquisiti. Tra le riforme più importanti che ci sono state, non è solo una questione che interessava solo i lavoratori attivi. Una delle prime cose che si è posto negli anni 70 era di garantire a tutti i lavoratori e anche a chi non potesse lavorare un diritto a una vecchiaia serena. Non è un caso che in quegli anni, grazie sostanzialmente alla riforma Brodolini, si è agito per le pensioni sociali, si è cercato di lavorare sull'assistenza, quindi in pratica tenete conto che in quegli anni è stata prevista la pensione sociale per i cittadini ultra 65 anni, sprovvisti di assicurazione, che prima non c'era. La pensione di cittadinanza a 65 anni,
scusate, con 35 anni di contributi, anche se non avevo l'età pensionabile, anche perché si riteneva che dopo 35 anni di lavoro era per tutti una minima garanzia di poter andare in pensione. Un'altra cosa su cui soffermarci, anche perché proverò poi a soffermarmi sugli aspetti più recenti, siamo andati l'assicurazione invalidità e vecchiaia, quindi tante di quelle questioni che cercavano di portare l'esigenza per tutti di vivere. Ci si scherza in questi anni sul fatto che una volta c'erano molti figli perché dovessero badare ai genitori vecchi che non ce la facevano. Ho il dubbio che siamo tornati a questa fase, perché adesso sono i pensionati, i genitori che di queste lotte sono stati anche, oltre che attori, ne hanno beneficiato, che adesso devono mantenere i figli perché non c'è lavoro. Quindi questa esigenza di solidarietà tra le persone è stata sempre una caratteristica di tutti i lavoratori, delle varie associazioni che ci sono stati in questi anni, era quello di garantire un diritto a tutti, anche a chi non era ricco, a chi nella vita non è riuscito ad arricchirsi, di potersi godere una vita degna. Finita questa fase, è cominciato delle modifiche sostanziali, nel senso che nel tempo si raggiungevano con 40 anni di lavoro l'80% dello stipendio. Mi soffermerò poi sulla scuola, perché sulla scuola, siccome c'era che l'ultimo stipendio veniva rivoltato del 18%, in generale chi andava in pensione alla scuola e ancora adesso, con 40 anni, aveva in pratica quasi la pensione uguale allo stipendio. Anzi, in alcuni casi, chi superava i 35 anni, 40 anni, aveva una pensione di poco superiore allo stipendio. Mi hanno creato molti colleghi che sono andati prima di me in pensione, che guarda, mi ha detto uno, io prendevo 100 euro in più dello stipendio, questo per capirci. Con il tempo, con l'esigenza dei risparmi, è nata un attacco al diritto alla pensione, nel senso che bisogna fare qui una piccola, diciamo, ragionamento. Come dicevo prima, con la riforma delle pensioni, oltre che la garanzia delle pensioni, c'è stata una inversione, perché è stata la cosiddetta assistenza, nel senso che oltre chi lavora e quindi aveva versato i contributi, anche chi non aveva era stata legata agli altri l'assistenza, può essere chi non lavorava, chi l'accompagnamento, che adesso si conosce, chi non so, non riusciva a raggiungere il minimo, quindi la pensione sociale, queste erano state unificate negli anni 70. Però questa riforma nel tempo prevedeva che bisognava separare la previdenza, quindi la pensione per essere sempre, dall'assistenza, dalla pensione sociale, dalla disoccupazione, tante di queste voci che sono confluite sotto la gestione INPS. Per cui quando si dice le pensioni costano molto, è un falso, nel senso che con il tempo questa parte dell'assistenza copre all'incirca il 22% della spesa dell'INPS. Quindi in pratica i lavoratori dipendenti in qualche modo contribuiscono alla vita decente di tutti gli altri. Non ho il tempo, chiaramente, per non essere lungo, ma in una tabella che io non ce l'ho, ma ce l'ho negli appunti. Il bello della storia è che col tempo, mentre i lavoratori dipendenti privati hanno un saldo attivo, cioè dire, i versamenti ai lavoratori per anni dipendenti erano superiori
ai costi dell'INPS. Se noi togliessimo da queste cifre la parte legata all'assistenza, la disoccupazione, l'occupazione, la cassa integrazione, tutte queste voci, la pensione sociale, queste cose, l'INPS sarebbe inattivo. Nel tempo è successo, e questo qui è quello che più fa pesare, che i dirigenti aziendali che avevano diciamo, una loro mutua, che avevano di per se stessa avevano loro un settore che lo gestivano loro, che prendevano, come si sa, i dirigenti d'azienda avevano uno stipendio che noi lo vedremo ancora adesso, avendo in pratica chi gestiva le loro pensioni, col tempo, siccome è stata la crisi per tutti, anche per loro, chi gestiva le cose è passato sotto la gestione INPS, perché era in passivo. Quindi in pratica questo passivo se lo sono dovuto accoppiare i lavoratori pensionati, cioè in senso chiaramente i lavoratori che prendevano 1.000 euro contro i 3-4 mila loro. E c'è una tabella qui dell'ultimo che ha fatto a marzo l'INPS, per cui voi vedete che lo stipendio, cioè il costo dei dirigenti d'azienda con un 20% più di personale è tre volte quello dei lavoratori dei trasporti. Cioè in pratica c'è questa relazione assurda, per cui chi poi alla fine sta vivendo sulle spalle di chi lavora, e in particolare i dirigenti d'azienda, costano all'INPS più di tre volte di quelli che sono i lavoratori dei trasporti. Altra cosa, ecco, chi ha iniziato a peggiorare la situazione? Ha iniziato Amato. Come vi ricordate, in quegli anni le donne andavano in pensione, si andava in pensione a 19 anni, 6 mesi e un giorno, e le donne che avevano dei figli avevano 5 anni di meno, in pratica potevano lavorare 5 anni di meno. E lui ha iniziato già a modificare questo. Le modifiche che ha fatto sostanzialmente Amato è che dal 2% annuo che si aveva ogni anno che si lavorava, Amato ha cominciato a ridurre. Amato e poi Dini, in pratica dal 91 in poi, 93, 90, dal 92 in poi, ogni anno di contributi dava una rendita dal 2% all'1,8%. Tra virgolette, questa è stata una delle prime cose che ha agito. Successivamente, stiamo parlando dal 92 al 95, quindi come vedete in quegli anni, siamo 92, 95, 97, ogni due anni c'è una riforma. Se io dovessi fare tutti i conti, abbiamo ogni tre anni in pratica Paolo Scoppia 2007, 92, 95, poi c'è il decreto Amato, quindi in ogni caso ogni tot si dimostra, dice no, ci sono troppe spese sulle pensioni, che facciamo? Andiamo a tagliare il rendimento. La riforma Dini ha fatto uno spartiacque, e questo credo sia importante per chi siete lì giovani, perché in pratica nel momento che è arrivato Dini ha fatto una modifica sostanziale. Chi non avesse avuto 18 anni il 31 dicembre 95 perdeva quello che era il sistema retributivo, su cui mi soffermerò dopo velocemente anche su quello. Allora, chi aveva in quel periodo 18 anni continuava a conservare il diritto di avere la pensione sull'ultimo stipendio. Chi non aveva entrava nel sistema misto. Quindi il sistema misto chiaramente passava dal retributivo sull'ultimo stipendio al contributivo, che era sostanzialmente quanto tu versi rivalutato, quindi la quota che tu versi annualmente ti viene rivalutata e poi ti viene data divisa per tutti gli anni che puoi vivere. Qual è la differenza? Che l'ultimo stipendio è chiaramente l'ultimo. Se io faccio la media di tutti gli anni che ho lavorato, al di fuori che sono più bassi i contributi che si versano, la rivalutazione, è chiaro che poi in prospettiva io perdo sulla pensione. Quindi in effetti chi è andato fino a qualche anno fa con il retributivo si valuta che prenderà il 35 almeno per cento in più di chi andrà solo col contributivo. E questo è stato uno dei primi attacchi. Chiaramente cosa è successo? Che il sistema retributivo avvantaggia tutti, perché è vero che lo pagano chi lavora per gli altri, perché questo è sostanzialmente, è vero che cosa succede? Io verso adesso
e verso per chi, io lavoratore, verso i contributi adesso e pago le pensioni di chi è andato in pensione adesso. Poi quando io andrò in pensione me li pagheranno quelli che lavoreranno quando io andrò in pensione. Abbiamo un sistema solidaristico e questa è la differenza sostanziale, che noi ci troviamo in una situazione in cui si è passato da un sistema solidale in cui tutti lavorano per la prospettiva perché tutti vivono bene, a un sistema quasi privatistico, nel senso chi riesce a mettere i soldi da parte va in pensione perché se li paga lui. Ed è quello un meccanismo simile a quello privatistico, all'assicurazione privata, anche se chiaramente si fa in modo diverso. Quindi in pratica chi ha meno di 16 anni, scusate, 18 anni in quel periodo si è trovato in questa situazione. Chi aveva meno di 18 anni per la parte precedente, diciamo 17, 16, 15 anni, conservava il sistema retributivo. Gli anni successivi erano col sistema contributivo. Chiaramente chi entrava il 1 gennaio del 1996 andava solo col contributivo. Quindi c'è questa separazione tra i vecchi e i giovani. Come ho detto, chi ci ha rimesso sono i giovani. Sto cercando di essere veloce, scusate. Una delle cose che interrompe in questo momento interviene la riforma Maroni. Mi soffermo su questo perché chiaramente spesso si sbaglia. All'improvviso arriva chiaramente il governo Berlusconi, interviene Maroni, fa una delega, per cui in pratica aumenta l'età minima per andare in pensione, nel senso che si passa dal 1 gennaio 2008 da 57 a 60 anni e per andare in pensione il minimo chiaramente rimane 35 anni, perché 35 era il minimo che garantiva chiaramente che andava con 35 anni, non arrivava all'80%, cioè uno poteva andare in pensione con 35, se voleva continuava fino a 40. Quindi chiaramente con 35 arrivava al 70%, diciamo. Se arrivava invece, lavorava fino a 40 anni, chiaramente raggiungeva 80%. È chiaro che i 35 anni molto spesso andavano chi aveva lavori pesanti o chi arrivava all'età della pensione, chi andava per vecchiaia, quindi in pratica doveva avere un minimo di età che era minore di 60 anni. Adesso noi siamo abituati fra poco ad andare a 70. Quindi in pratica a questo punto è successo che prima discorso che aumenta si arriva a 35 anni e 62. Arriva di nuovo un'altra riforma. Siccome c'era questo passaggio velocissimo, arriva il signor Damiano con Padoa-Schioppa e cosa dice? Non facciamo quello che si chiamava il gradone, ci inventiamo i gradini. In pratica a 40 anni si arrivava in tanti anni, in pratica si passava da 35, 36, 37 per arrivare a 40. Quindi questi anni di contributi e il dramma che è successo per tanti, compreso il sottoscritto. Arriva un certo signore, come al solito Berlusconi, nel 2009 si inventa quella che è la cosa più assurda che si è inventata. Il governo era Berlusconi e il ministro era Sacconi. Si inventano quella che è la cosiddetta speranza di vita. Cosa significa? Significa sostanzialmente che ogni 3 anni l'Istat valuta di quanto la popolazione italiana gli aumenta la vita, nel senso che sono migliorate le condizioni, si sta meglio, quindi ogni volta che ogni 3 anni si chiama la cosiddetta speranza di vita o l'aspettativa di vita, qui si dice ogni 3 anni che per andare in pensione occorre aumento di 3 mesi, si va 3 mesi dopo, sia per quanto riguarda la pensione sia per quanto riguarda i contributi. Quindi in qualche modo questa è la cosa che sta portando nel 2005 e 50 arrivare a 70 anni. C'è una tabella qui che non vi, ve la poi eventualmente ve la faccio vedere. Quindi la condizione che ha peggiorato tutto, oltre il fatto che hanno ridotto le rendite pensionistiche negli anni, il fatto che per andare in pensione occorre aspettare sempre di più, col fatto che questo poteva andare bene in un periodo in cui c'era la piena occupazione. Invece quando c'è anche nella scuola, il precariato, per cui la gente ha una discontinuità lavorativa, questi andranno realmente in pensione quando sono vecchi, ma non solo questi, ma non avranno mai tanti contributi da potersi permettere, diciamo, una pensione decente. Se vedete, così sto già anche per finire, per arrivare chiaramente a quella che è stata
la madre di tutte le riforme, le peggiorative, che si arriva con la famosa Fornero. Fornero, non contento di tutte queste riforme, a un certo momento così si dice, dei clienti dice no, non vale più niente, azzeriamo tutto, nemmeno 40 anni più bastano. Cioè da un momento all'altro, anch'io mi sono trovato che all'improvviso mi sono trovato 3 anni di più, adesso sono in pensione da 3 anni, ma io all'improvviso da un giorno all'altro, mancando in pochissimo per poter andare con 40 anni, mi sono visto sbattuto. Ma io in qualche modo ci sono riuscito, ci sono i miei colleghi che ancora usciranno quest'anno. Con 6-7 anni, chiaramente questo salto, quando tu lo fai, diciamo linearmente, la gente non lo sente, ma uno che all'improvviso si trova a 60 anni con 36 anni di contributi e deve arrivare a 43 ha creato dei problemi. Noi siamo stati quelli della generazione della famosa quota 96, tanto per essere chiaro. E cosa è successo? Chiaramente che tutti salgono, per cui in pratica all'improvviso il minimo per andare in pensione non è più, tanto per capirci, 40, il massimo, scusate, 40 anni, ma sale subito a 41, poi a 42, a 43. La differenza era tra le donne che andavano per fortuna un anno prima. Se vedete una cosa veloce, col tempo la pensione di vecchiaia si acquisisce nel 2050 a 69 anni e 9 mesi. Quindi chi più o meno, siamo nel 2020, è giovane, lavora giovane, rischia di andare con 70 anni di pensione. Non è che, ma dove questo 69 e 9 mesi per la speranza di vita verrà verificato ogni 3 anni. Io sono arrivato al 2000, al 2050. Tenete conto chiaramente che potrebbe essere o di meno o di più, nel senso che se continua questo discorso dell'aspettativa di vita e della speranza di vita, chiaramente si può anche andare oltre. Queste tabelle, questo documento dovrebbero averlo. L'altra scelta qual è stata? Che la pensione anticipata, che prima si chiamava di anzianità, col tempo anche qua si arriva a 45 anni di contributi. Se qualcuno riesce a vederli, quindi col tempo si arriva scusate, sempre nel 2050, una persona per poter andare in pensione con 66 anni e 9 mesi, quindi in pratica prima delle pensioni di vecchiaia, dovrebbe avere 45 anni di contributo. Continuo a dire, con la disoccupazione che c'è stata, la precarietà, e poi visto che siamo a Trebisacce, conoscendo la realtà calabrese, conoscendo la precarietà che in questi anni c'è stata, perché chiaramente i calabresi si aggiustano, i lavoratori del sud, in qualche modo siciliani, pugliesi, spesso sperano con la supplenza di andare avanti, qualche volta poi si trasferiscono al nord, ma hanno dei percorsi lavorativi molto molto difficili. Cioè, nel senso che questi qui, e non solo al sud, ma anche al nord, in tutti i settori, non solo a scuola, sorge il problema che molte persone non riusciranno mai a raggiungere 45 anni lavorativi, cioè a riuscire a lavorare 45 anni contributivi, che poi è una. Cioè, lavorare 45 anni è già di per se stesso assurdo, significa che molte persone rischiano di andare per pensione di vecchiaia a 70 anni. Scusate un secondo, Natale, ti chiamo poi io, ti chiamo poi io, sono in videoconferenza, ciao, scusa. Dopodiché, non mi soffermo sull'APE se non velocemente. L'APE sociale è stata applicata per il momento solo per quanto riguarda le maestre delle materne, chiaramente, che sono state riconosciute come lavori pesanti. Non so se andare avanti, una cosa veloce, tanto per capirci, sto cercando di essere veloce, vista anche l'ora. Una cosa voglio dire, si sta parlando molto di quota 100, qui bisogna fare un ragionamento perché è molto complesso, per una cosa molto banale. È chiaro che se io vado, invece di andare in pensione con 40 anni, vado con 35, nel caso di quota 100 si parla minimo 38. È chiaro che rispetto a chi va con 43, che adesso è quella attuale, o 42, 43 per le donne, quasi 42 40, per le donne, 43 per gli uomini, chiaramente è normale che si prenda di meno. Cioè, nel senso che se io voglio andare con quota 100, visto che è di questi giorni, forse è la cosa più importante, è chiaro che di per se stesso, se io lavoro di meno, verso meno contributi, è chiaro che prendo di meno, quindi uno dei fattori che influisce è se si perde o non si perde. È chiaro che si perde.
anche se non si applica su tutto il percorso il sistema contributivo. Tenete conto che col retributivo, col vecchio retributivo, ormai sono quasi tutti usciti, perché chiaramente siamo nel 2018, quindi più o meno, facendo conto del 1900, sono più di 22 anni, quindi molta gente ormai è solo sul misto. La cosa che interessa è chiaro che se io vado prima con i 38 anni di cui si parla, ho meno anni di contributi versati, sia che lo faccio col retributivo, sia che lo faccio col contributivo. È chiaro che adesso gli uomini vanno a 43 anni, se anticipano di 5 anni ci sono 5 anni di contributi versati meno, che indicativamente sono un 7% sul retributivo, 7-8%. Fate 1,8 per 7 viene quella cifra lì, quasi 10%. Ma quello che influisce su una cosa che influisce di più è chiaramente che il sistema contributivo non ha dei coefficienti, che poi proverò a spiegarvi dopo, dei coefficienti fissi. I cosiddetti coefficienti di trasformazione, che non sono altre, come dico io, per non dirvi che pensano che si vive 21 anni, 25 anni, l'hanno trasformato nell'inverso, diventa il coefficiente di trasformazione. Quindi in pratica dico, voi avete accumulato questa cifra ve la ritorniamo rivalutata, però in pratica noi pensiamo che voi, o meglio, non voi personalmente, individualmente, ma quelli che vanno in quell'anno, mediamente vivranno 20 anni, 25 anni, potranno godersi la pensione. Allora, noi in pratica la cifra accumulata, il montante termine tecnico che voi avete accumulato, ve lo dividiamo per i 20 anni e ve lo danno in 20 anni. Tutto lì il discorso. È chiaro che però, siccome anche qui c'è sorto il discorso, ogni volta che si presume che la pensione, cioè l'aspettativa di vita aumenta, cosa succede? Chiaramente che lo dicono, chi va gli anni dopo non ha la stessa coefficiente di moltiplicazione, ma di anno in anno si abbassa. Quindi ogni 3 anni c'è anche questo tipo di moltiplicazione. Fanno ogni 3 anni, verificano quant'è l'aspettativa di vita, si moltiplica con un coefficiente che è sempre minore. Quindi chi va prima in pensione, o meglio, chi ha diritto di andare prima, teoricamente nei suoi anni di vita prende una pensione mensile, annuale, maggiore di quello che va gli anni dopo, perché si presume che quella generazione, quelli che vanno gli anni dopo, vivranno di più. E quindi c'è questo meccanismo per cui si abbassano di volta in volta le pensioni. Quindi, siccome tu vivi di più, tu hai accumulato 100.000 euro, facciamo questo discorso in tutta la tua vita, se vivi 20 anni ti do 5.000 euro all'anno. Se invece vivi 25 ti do 4.000 all'anno. Ecco, adesso semplificando molto. L'altro aspetto che bisogna vedere è chiaro che più anni passano, la parte retributiva diminuisce, perché chi va nel 2000, tanto per capirci, chi va, scusate, col tempo, chi stava nel 78, per darvi un'idea, ha meno anni di contributivi di chi stava nel 70, di chi l'ha iniziato a lavorare nel 75, scusate, chi ha lavorato nel 70. Uno, nel mio caso, visto che ho anche l'università, io ho avuto quasi tutto retributivo, ma chi è iniziato a lavorare nel 75, compresa anche l'università, ha 4 anni di meno di me sul retributo, quindi ha molta parte di più sul contributivo, che è quello che influisce, cioè che in pratica dà meno pensione. E quindi c'è una tabella che gira in questi anni, cioè in questi giorni sui vari giornali, in cui vi danno, dice, si perde il 34%, si perde 5%, dice, uno che va nel 2019, vorrebbe andare nel 2019, si sposta nel 2025 e rischia di perdere il 34%. C'è un aspetto da valutare, è chiaro che prima, se uno va in pensione, nella scuola si raggiunge l'ultimo scatto, l'ultimo gradone, con 36 anni di contributi. Quindi al 36esimo anno. È chiaro che se io vado col 38esimo anno, col fatto che ho avuto molto precariato, come sapete, nella scuola c'è il famoso discorso che gli anni di pre-ruolo, i primi 4 anni sono interi, poi gli altri sono 2/3 e quindi in pratica vengono in qualche modo ridotti, si rischia che l'ultimo scaglione non si prende, perché uno, scusate, riscattato l'università, che sono 4 anni o 5 a seconda delle facoltà, è chiaro che per arrivare a 40 anni dovrebbe avere un percorso scolastico
continua a iniziare appena si laurea, uno inizia fa tutti gli anni e quindi arriva a 40 anni, quindi 36 effettivi di lavoro avrebbe l'ultimo scatto. Se invece ha dei periodi elevatissimi di precariato, ai 36 anni di contributo riscattando l'università non ci arriva. Tra virgolette, se potete riscattare l'università, anche se costa molto, perché poi arrivare a 45 anni di contributi è una cosa difficilissima. L'ultima cosa, spero di aver finito, perché poi ho messo il nome su alcuni dati. C'è una tabella che vi dicevo, ma velocemente, in cui ci sono, se avete qua, ci sono in cui vi si spiega come si fa il calcolo retributivo e contributivo. Sul contributivo ve l'ha detto, si fa la somma dei versamenti annuali, si moltiplicano per un coefficiente legato all'inflazione e tutti gli anni si valuta. Poi alla fine si somma, come vi ho detto, si divide per gli anni in cui si presume che vivete. Invece, perché questo qui ormai non si verifica più, perché il retributivo non si applica mai più per nessuno, nemmeno per chi aveva 18 anni fine 95, perché dal 2011 anche chi aveva 18 anni 18 anni e quindi tutto retributivo, dal 2011 una parte l'ha dovuta pagare col contributivo. Quindi in pratica anche chi come me è andato in pensione nel 2015, gli ultimi anni si è trovato col contributivo, ma avendo molti anni, diciamo che io ho preso più o meno lo stipendio e la pensione era la stessa. Per quanto riguarda il sistema retributivo per chi si è misto, in effetti, si è passati fino al 92 sull'ultimo stipendio. Gli anni dal 92 in poi, 93, 94, 95, 97, fino al 2011 si faceva la media sugli ultimi 10 anni. Anche qui c'è stata, diciamo, una penalizzazione. Quindi in pratica chi è andato negli anni 80 ha avuto degli insegnanti del personale ATA tutto sull'ultimo stipendio, chi è andato dopo in questi anni chiaramente in prospettiva prende anche col sistema retributivo prende meno di chi è andato molti anni prima. Questo perché chiaramente a parità di condizioni, perché chi è andato negli anni 80 aveva uno stipendio bassissimo, però ha preso l'80% del suo stipendio, il 90%, tenendo conto della maggiorazione del 18%. Invece c'è una parte sull'ultimo stipendio maggiorato e c'è una parte sulla media annuale non maggiorato. Il contributivo l'ho detto, finisco velocemente. E la cosa che volevo dirvi velocemente, perché è molto importante. Qui c'è una tabella con i coefficienti che, come vedete, sono diminuiti negli anni, quindi i calcoli, se uno va a 57 anni, chiaramente, siccome si presume che vivrà più anni di chi va a 71 anni, 70 anni, chiaramente il coefficiente contributivo di moltiplicazione è minore. Partiamo nel 2019 da un 4,20 a un 6,51, perché si presume che se uno ha la fortuna di andare, perché ha lavorato molti anni, a 57 anni di contributi, vivrà molti più anni e quindi i suoi montanti contributivi glielo devo dividere su più anni e quindi chiaramente rispetto a uno di 70 anni che in prospettiva dovrebbe vivere di meno, chiaramente ha una pensione più elevata, però la godrà meno anni. L'ultima cosa che era quello che vi dicevo all'inizio e poi mi soffermo visto che sono l'una. Ci avevo messo delle tabelle, qui in pratica, qui vedete, si vedono gli effetti delle diverse riforme. Si parte e in pratica vedete che in prospettiva, secondo calcoli statistici da verificare, si pensava che negli anni la spesa pensionistica aumentava. E quindi questa è la prima riforma. Quindi vedete, la prima si è arrivata alla fine, l'ultima, quella verde che ha imposto la grandissima Fornero, è quella peggiore. Anche perché poi negli anni, quindi c'è un picco in questi anni, ma poi negli anni tutti vanno alla fine, quindi in pratica il risparmio di questi anni poi non c'è più negli anni a venire. L'ultimissima veramente cosa che volevo farvi dire, vedere, e così togliamo un po' di quello che si dice alle balle, se, e questo qui è un conteggio che fanno i sindacati seri, cioè in pratica hanno verificato, diciamo, ma perché? Siccome gli altri stati europei l'assistenza l'hanno separata, l'assistenza, dicevo, le questioni, tanto per capirci, le prestazioni di tipo assistenziale sono chiaramente gli assegni sociali, pensione agli invalidi civili, cioè tutte quelle cose che servono a mantenere le persone. Allora, sostanzialmente, cosa ha fatto? Se noi togliessimo questa parte di voce che è del 22 che vi dicevo prima,
L'Italia non è quella che costa di più, ma l'Italia si ha una media uguale a quella europea. Questo è un conteggio del 2014. Scusate, l'Italia spese sul PIL l'11,0%, la media europea era scusatemi, era sul 10 qualcosa, scusate, 10,96. Quindi vedete che l'Italia poi è in ria con la media europea, quindi tutte queste cose che si spende molto in Italia, eccetera. Mentre se si tiene conto di queste voci, ma addirittura sulla spesa italiana, sul costo italiano, ci sono anche il TFS e il TFR che gli altri non ce l'hanno. Per finire, e così ci capiamo velocemente, due tabelle. Come dicevo, c'è il 22% delle pensioni, cioè del costo INPS, che sono 3.000 su 17.000, 22%, che sono i costi dell'assistenza. Ma addirittura, siccome adesso hanno bloccato le pensioni con la riforma di Fornero, l'ultimo dato del 2017, tenete conto che il 50% sono le spese previdenziali e il 49,7% quelle assistenziali, perché ci sono chiaramente la cassa integrazione, ci sono molti più invalidi, c'è l'accompagnamento, quindi ci stiamo spostando che molte delle spese in Italia sono sul lato assistenziale, cioè bisognerebbe che venga pagato, come si dice, con le altre tasse, cioè in pratica quello che manca non bisogna pagarlo con le tasse perché ce l'ha, detto in modo molto banale. L'attacco è chi ha 100.000 euro non si può far pagare, o 1 milione di reddito non si può far pagare l'assistenza a chi arriva a 20.000 euro lordi di lavoro. Boh, finisco con questo, le pensioni eccetera. L'ultima cosa, finisco, credo sia la più importante. La pensione media nel 2018, al primo 18 2018, è inferiore a 1.000 euro. E la 1.000 euro, tanto per capirci, se vogliamo capirci, ci sono al nord che arriva quasi a 1.920 e qualcosa, per arrivare all'Italia meridionale che arriva, scusate, a 698, la pensione media di tutti quelli che lavorano. Quindi questo è chiaramente quello che arriva. Quindi noi abbiamo chiaramente, perché al nord ci sono pensioni più elevate, è chiaro, perché lì c'è lavoro, perché lì ci sono le aziende, perché lì lo Stato investe, perché lì chiaramente chi è andato lì riesce ad avere anche un percorso lavorativo costante e quindi chiaramente riesce a poter avere una pensione molto elevata. Credo di aver finito, non so se ci sono domande da fare. Se nessuno interviene, se me lo dite, se Nino mi risponde, vediamo cosa fare. Non so se volete fare delle domande, anche se vedete qui c'è il solito, si può scrivere una domanda.